Buongiorno da FT Online. Avvio di seduta incerto questa mattina per i principali mercati azionari. In questo momento abbiamo il nostro indice FTSE MIB che è passato in negativo a 22.780 punti circa dopo aver iniziato la seduta invece sui 22.900 punti. Abbiamo un DAX invece ancora positivo a 11.940 punti circa, in discesa tuttavia dai prezzi di avvio seduta. La situazione potrebbe evolvere quindi anche nelle prossime ore, nel senso del ribasso, con un indice FTSE MIB diretto verso la base del gap rialzista lasciato ieri dai prezzi intorno ai 22.580 punti. Il superamento di 22.900 invece sarebbe da leggere come un segnale di rafforzamento per le prospettive di breve termine. Prima di passare allo studio dei singoli titoli, guardiamo alcuni dati statistici interessanti che ci informano sui titoli maggiormente scambiati a Piazza Affari e sulla loro performance da inizio anno. Come vediamo nella lista, i primi tre titoli, Enel, Unicredit e Intesa, scambiano tutti un controvalore che è circa il 10-12% rispetto al totale del mercato, quindi questi tre titoli da soli fanno quasi un terzo dell'intera borsa. E tutti e tre, da inizio anno, mettono a segno dei guadagni interessanti, il maggiore ovviamente è quello di Intesa con il 25%, ma anche Unicredit con il 15% circa si difendono molto bene. Vediamo che in tutta la lista dei 10 titoli maggiormente scambiati a Piazza Affari c'è una tendenza al guadagno notevole, capofila è FCA con quasi il 60% di guadagno da inizio anno, ma anche Saipem, che è tra, diciamo, quello che si è mosso meno in questi primi mesi, non solo ha una performance positiva di quasi il 5%, ma le ultime indicazioni grafiche lo vedono muovere ancora al rialzo. Guardiamo ora in dettaglio alcuni titoli, partiamo proprio dal più scambiato, da Enel, per il quale è arrivata oggi la promozione del target price da parte di Investec e da parte di HSBC, con obiettivi che sono posizionati tutti e due al di sopra del livello attuale, tra i 4,50 e i 4,80 euro. E con un avvio di seduta decisamente positivo che vede il titolo al di sopra dei 4,30 euro, quindi anche al di sopra dei massimi di ieri. Il movimento rialzista potrebbe proseguire senza grossi intoppi, dal momento che le quotazioni sono già al di sopra dei maggiori ritracciamenti di Fibonacci, il 61,8% che è stato superato ad inizio mese e ha collocato a 4,05 euro, quindi il ritorno almeno sui massimi del mese del giugno del 2014 a 4,48 euro sembra abbastanza probabile. Ma in ottica temporale più estesa, guardando il grafico a elementi settimanali, ci si accorge che questa fase positiva potrebbe anche proseguire oltre, dal momento che i prezzi avrebbero la possibilità di andare ad interessare anche quelli che sono stati i massimi del 2011 in area 4,85 euro. Se guardiamo infatti la fase rialzista che è partita dai minimi del luglio del 2012, ci accorgiamo che questa può essere considerata come una fase impulsiva in termini di onde di Elliott, dove abbiamo già realizzato una onda 1, una onda 2, una 3 rialzista, che è in termini di proporzioni circa 1 a 600 volte 18 l'ampiezza della 1, quindi calcolando l'ampiezza della 1 e proiettandola dal bottom della 2, si ottiene un target per onda 3 che è stato toccato a 1 a 618% di proiezione. Quindi sarebbe lecito immaginare che questi minimi siano stati l'onda 4 e che quindi adesso si possa sviluppare un'onda 5 con un'ampiezza pari all'onda 1 e quindi un target almeno in area 4,65. E quindi il nostro obiettivo di 4,85-4,90 è del tutto ragionevole. Per avere una indicazione negativa, invece, il titolo dovrebbe scendere al di sotto dei massimi dello scorso gennaio, quindi al di sotto dei 4,07 euro.
Passiamo invece allo studio di STM, che Morgan Stanley ha promosso nella seduta odierna con un target price a 10 euro, quindi ben al di sopra dei prezzi attuali. Il titolo evidenzia una tendenza rialzista decisa dai minimi dello scorso ottobre e questa tendenza potrebbe tranquillamente proseguire. Infatti, se andiamo a guardare il grafico di più lungo termine, lo guardiamo in elementi settimanali, ci accorgiamo che il movimento che si è sviluppato dai minimi del 2012, contenuto all'interno di un canale rialzista, ha forzato il limite del canale proprio settimana scorsa, il limite superiore del canale proprio settimana scorsa, inviando un notevole segnale di forza che potrebbe essere ora accompagnato dal raggiungimento del massimo del marzo del 2011 a 9,73 euro. Solo se dovessimo ritornare al di sotto della ex resistenza in transito attualmente a 8,72 euro, ci sarebbe un segnale di debolezza che farebbe dubitare sulla opportunità di mantenere posizione a rialzo sul titolo. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo alla stessa ora lunedì. Buona giornata.